Mineo, provincia di Catania. Il suo nome deriva dal greco, accampamento di soldati, e qui, fino al 2011, c'erano davvero i soldati. Gli americani della base di Sigonella, con le loro famiglie, stavano in queste villette. Ora ci sono gli ospiti del CARA, il centro di accoglienza per richiedenti asilo. Aspettare per tanti mesi di essere identificati e di ottenere lo status di rifugiati è dura. Un po' meno dura, forse, se si insegue un sogno, che per 11 di loro sta diventando realtà. In Italia siamo i primi, perché c'è un'altra squadra, però nel mezzo ci sono anche italiani che giocano, però noi siamo a tutti gli effetti undicesimi, tutti fatti di immigrati, e forse solo i due coach siamo gli stranieri, siamo noi. Siamo. Tre anni facevo attività sportive e un anno che abbiamo iscritto la squadra in terza categoria. Devi saperli prendere, perché altrimenti si arrabbiano, oppure una semplice battuta per dire dai, andiamoci più forti, possono prendersela personalmente. Bel lavoro, conosci altre culture, altri modi di pensare diversi da quello tuo, altre religioni anche diverse. Alcuni hanno caratteri difficili, tutti un passato in Africa che vogliono dimenticare, e il calcio li sta aiutando a farlo. Mancano 3 giornate alla fine del campionato di terza categoria e 4 punti per agganciare la prima. Oggi, contro la Don Bosco Ardorzales, ci si gioca il secondo posto. Per Giuseppe e Gianluca è il momento di dare indicazioni tattiche ai ragazzi. Bastano poche parole per farsi capire. Inzaghi e America. Ma solo dopo la preghiera si entra in campo. Il progetto è nato per caso, i nostri ragazzi vincevano sempre, quindi uno dei coach, Gianluca, un giorno è venuto in ufficio e mi ha detto: Ivana, proviamo, ma progetti per il futuro ce ne sono tanti. Il primo prossimo passo è quello di arrivare in seconda categoria. Loro sono tutti richiedenti asilo, provenienti da diversi paesi, Gambia, Ghana, qualcuno della Nigeria, Mali. Ci auguriamo tutti che tutta questa visibilità data alla squadra possa dare l'opportunità anche a uno solo di questi ragazzi. Incassata una rete a inizio primo tempo, la squadra reagisce con grinta, rimonta, e il secondo tempo è goleada.
Risultato finale 4-1 per il Cara. Siamo felici, siamo veramente una bella squadra e se Dio vuole vinceremo il campionato, questo è l'obiettivo adesso. Siamo contentissimi di questo Caramineo, siamo fieri della nostra squadra, siamo arrivati qui in Italia e abbiamo incontrato questi due allenatori che ci hanno insegnato come giocare il vero calcio. Oggi l'avete visto anche voi come giochiamo e possiamo fare ancora di più. Perché sono venuto qui, avevo un sacco di problemi nel mio paese, ma non mi va di parlarne davanti alla telecamera. Oggi non voglio neanche pensarci. Quando vedo i miei compagni sono fiero di essere uno di loro, perché siamo tutti una famiglia, siamo sempre insieme. Chi è il mio miglior amico? Sono tutti migliori amici, come una famiglia, no? Soddisfatto, ma non perché insomma abbiamo vinto la partita, sono soddisfatto perché li vediamo sorridere. Il governo italiano vuole che in Italia si faccia accoglienza. Questo è un esempio di come a Mineo si gestisce l'accoglienza. Just a glimpse of you, like looking through a window.